Come ogni 4 dicembre si festeggia e si ricorda Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco e della Marina Militare. Santa Barbara rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c'è alcuna via di scampo. E proprio questa mattina all'interno del Duomo di Fano gli uomini e le donne in divisa hanno celebrato questo momento con una Santa Messa presieduta dal Vescovo Armando Trasarti che fin da subito ha riferito ai presenti di essere orgogliosi e consapevoli di rappresentare un investimento importante per il paese. Misurate la parola, orgogliosi e consapevoli. Non ho detto superbi, l'orgoglio non è la superba, è la voglia di starci. Voi siete chiamati insieme ad altri a tutelare interessi fondati e fondanti per la comunità e la collettività. Allora chiedo a voi, a noi tutti, ciascuno faccia fino in fondo la propria parte. Date il meglio di voi stessi, perché voi trattate come altre divise con le persone innanzitutto. Siete chiamati a tutelare la persona, anche se c'è il mare o c'è l'acqua o c'è la lecca di fango, ma sotto questo sguardo c'è la persona. A voi è chiesto un alto livello di formazione professionale, ma sicuramente onori, qualche volta ce l'avete, ma anche sacrifici. La divisa non è per farvi belli, per farci belli, per segnalarci che ci siamo a favore di. Il bene che fai è prezioso agli occhi di Dio, ma non tutti hanno l'obbligo di credere, ma il bene che non fai agli altri è una mancanza grave, anche e soprattutto agli occhi degli uomini, perché Dio soffre, piange del dolore degli uomini. Chiediamo al buon Dio, tramite Santa Barbara, il coraggio, l'eroismo quando serve quell'ordinario, e l'umiltà. La cerimonia è poi proseguita con la lettura delle preghiere alla Santa, ma questa giornata è anche l'occasione per presentare alcuni degli interventi eseguiti nel corso dell'anno in tutta la provincia. Un periodo difficile che ha visto i pompieri impegnati nell'emergenza Covid, negli incendi boschivi a causa della siccità, seguita dall'alluvione nell'entroterra e infine il terremoto. La nostra Santa protettrice è sempre impegnata a guardarci un po' alle spalle, ad aiutarci per poter portare aiuto a queste persone che sono un po' stremate qua nelle Marche per tutto quello che è successo. Quest'anno diciamo, Pesaro ha oggi a circa 6.400 interventi all'attivo, 720 per incendi ed esplosioni, 275 interventi per incidenti stradali, 598 interventi per ricerche, soccorsi, salvataggi di animali e persone, oltre 600 interventi per dissesti statici e verifiche delle abitazioni, opifici e viadotti. Poi abbiamo avuto 327 interventi per danni dovuti all'acqua e anche qui diciamo un gioco forza è stato l'alluvione che abbiamo avuto nell'entroterra e 130 interventi per fuga di gas. E ad oggi qual è la situazione del personale dei Vigili del Fuoco? Carenza che la portiamo avanti da parecchi anni, penso e spero che possa essere colmata magari, dato che le situazioni di emergenza sono sempre più diciamo ricorrenti, penso che il Ministero cercherà di fare o indire altri corsi per aumentare l'organico all'interno dei Vigili del Fuoco. Quest'anno, alla celebrazione, presente anche la nuova comandante della Capitaneria di Porto di Fano, Stefania Battista. I nostri risultati in materia di, innanzitutto, soccorso della vita umana in mare, e di tutela dell'ambiente marino e costiero, di salvaguardia delle acque e della pesca e di tutela dell'ambiente. Il bilancio per quest'anno è molto positivo. Ho preso il comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano da circa 2 mesi, ma con tutto il mio equipaggio i risultati raggiunti sono positivissimi e sono contenta di come stia andando l'attività del corpo.